Professor Sebastiano Marra, allora, il caffè e la cioccolata fanno bene per il cuore? Sfatiamo questo mito. Allora, assolutamente sì, questa è la risposta che viene da una serie di valutazioni, di ricerche e di studi interessantissimi, molto robusti. Parliamo del caffè, separiamo le due cose. Perché il caffè negli anni 70-80 aveva ricevuto veramente delle offese culturali, perché era stato associato a un aumento di rischio di mortalità sia per tumore, pensi, sia per malattie cardiovascolari. Su studi probabilmente non fatti bene, va a sapere per quale motivo commerciali. Scusate, voi dite, ma il caffè, la caffeina può dare agitazione, può dare insonnia? Un momento. Il caffè è un prodotto vegetale, un chicco, che contiene anche la caffeina, ma contiene una serie di polifenoli e quindi di antiossidanti, e in natura credo che sia il più ricco elemento che dà antiossidanti nella nostra alimentazione. Con questo l'effetto antiossidante, che si traduce in effetto antinfiammatorio o antidegenerativo dell'apparato cardiovascolare, si spiegano i risultati. Tant'è vero che i risultati li hanno ottenuti sia con caffè che contiene caffeina, sia con caffè decaffeinato. Più ne bevi, più è efficace, fino a un cosiddetto tetto delle 4-5 tazze, perché poi è la quantità di caffeina che può fare effettivamente quello che si dice il limite, in cui c'è una riduzione netta di mortalità per tutte le cause, quindi mortalità cardiovascolare e tumorale. Possiamo documentare che chi beve caffè è meno ansioso di chi non beve caffè. Chi beve caffè fa più attività fisica di chi non beve caffè. Chi beve caffè ha meno tendenza all'obesità di chi beve caffè. Ha meno tendenza depressiva di chi non beve caffè. Quindi abbiate pazienza, l'effetto è su un piano psicofisico, su un piano comportamentale, oltre che su un piano, chiamiamolo, metabolico o quasi farmacologico, perché gli antiossidanti sono dei farmaci che il buon Dio ci dà in natura e noi dobbiamo saperli usare. Prevenzione è stata la cosa fondamentale che ha fatto in modo che la mortalità per patologie cardiovascolari sia più che dimezzata negli ultimi 20 anni. Che cosa abbiamo fatto in cardiologia? Prima prevenzione, che rimane il cardine fondamentale. Secondo, trattare bene i nostri pazienti. Terza cosa, cercare di intervenire quanto più precocemente possibile quando i nostri pazienti hanno dei problemi.